Forse morirò nel 2017, quest'anno, e ci sono di mezzo i numeri 7 e il numero 102. Una certa profezia me l'ha fatta l'architetto partenopeo Luca Zaccaria, ed io ci credo a quello che dice Luca Zaccaria, proprio perché è un architetto. Dunque, vediamo su quali basi. Luca Zaccaria ha detto che forse io morirò nel 2017, perché nel 2017 dovrebbe esserci il mio canto del cigno. Cioè, il cigno fa un canto particolare prima di morire, poi muore. Beh, insomma, io nel 2017 dovrei fare un exploit. L'exploit dovrebbe essere questo, dovrebbe essere l'exploit, il mio exploit, diciamo il mio canto del cigno. Vedete questo qua, cari, fra pochi giorni. Però Luca Zaccaria non ha detto solo questo, ha detto che nel 2017 io potrei morire, fare il mio canto del cigno e poi morire. Il canto del cigno potrebbe essere questo, potrebbe essere, bene. Però ho anche detto che potrei anche non morire nel 2017. Ma vediamo su quale basi Luca Zaccaria, architetto partenopeo, ha formulato questa sua profezia, molto interessante tra l'altro, perché siamo nel 2017 e c'è il numero 7. Ma nel 2017. Nel 2017 c'è il numero 7. Nel 2017 io compio 77 anni. 77 anni, 77. E i 7 diventano 3. Ma io i 77 anni li compio il 7 febbraio 2017. Per cui i 7 diventano 4. Non so se mi sono spiegato. Se non che quando io tempo fa ho dato queste notizie, non mi ricordo su quale video ed è sulla base di tali notizie relative a questi 7, che sono 4, che Luca Zaccaria ha formulato, diciamo, la sua profezia. E io mi sono dimenticato pure che c'è un mio numero, e un numero che mi accompagna da sempre. Questo numero è il numero 102, perché quando il mio povero babbo nel 1951, nel 51 io avevo 11 anni, dovevo fare la prima media, il mio povero babbo con tanta saggezza mi mise in seminario, al seminario Pio IX a Roma, il più grande seminario della cattolicità. Quando mi mise in seminario e mi diedero da mettere sulle magliette, sulle mutandine, sulle posate, il numero 102. Io ho preso contatto col numero 102 a 11 anni, quando sono andato in seminario. Le coperte, le lenzuola avevano tutti ricamato il numero 102. Poi, il numero 102, me lo diedero pure nel 1963, quando io finii a Regina Coeli, Regina Coeli, proprio a Roma, qua a Roma. Ma poi il numero 102 mi ha sempre accompagnato per tutta la vita. Io ho fatto una ricerca nel campo della numerologia, dove ho verificato che il numero 102 corrisponde a Serafino, perché io mi chiamo Serafino. 102 uguale Serafino, guardiano delle stelle. Capito, Zaccaria? Caro Luca Zaccaria, ti do questo altro input. Non solo l'input relativo al numero 7, che nel 2017 per me si rivede 4 volte,
il numero 7 si ripete 4 volte, ma ora devo completare il quadro perché prima non ci avevo pensato. Devo completare il quadro dandoti da analizzare accanto ai 4 numeri 7 che mi accompagnano quest'anno e anche da analizzare il numero 102. E al numero 102 io ho dedicato tanti video. 102, Serafino, Guardiano delle Stelle. Se voi digitate, usate le adeguate parole tag, li trovate i video che io ho dedicato al numero 102. Sì, sono andato proprio a vedere. Questo numero 102 che mi accompagna da quando io avevo 11 anni, perché me lo cucirono sui vestiti, il numero 102, sulle magliette, venne impresso pure sui cucchiai, sulle forchette. Coltelli, sui cuscini, 102, che poi mi ha sempre accompagnato. E corrisponde, 102 corrisponde a Serafino, io mi chiamo Serafino, Serafino Massoni, Serafino, il guardiano delle stelle. Ecco, caro Luca Zaccaria, ora ti ho offerto un quadro numerologico più completo affinché tu possa riformulare una profezia nei miei confronti. Poi magari sarei contento, caro Luca Zaccaria, che tu mi dicessi pure quando io morirò. Mi va bene che tu mi abbia detto che io potrei morire nel 2017, sì, ma come? Questo me lo puoi dire? Come morirò io? Me lo puoi dire, Luca Zaccaria? Me lo puoi dire? Io credo che tu lo possa predire questo, predire. Non so con quanta verità, però tu sei in possesso degli elementi per predire quando io potrei morire e come potrei morire. Va bene? Architetto Luca Zaccaria, ok? Bene, a te e a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni.